Il leone e le iene. In una grande prateria africana viveva un giovane leone molto robusto, sempre pronto ad andare a caccia. Per lui la preda era sempre assicurata e dopo che aveva mangiato a sazietà, restavano sempre bocconcini succulenti non consumati. Tre iene che abitavano da quelle parti avevano deciso di seguire il giovane, ma già temuto re della foresta, per mangiare i suoi avanzi. Il pranzo non mancava mai, neppure per loro, perché c'era una specie di patto con il grande cacciatore. Ogni volta che lui, catturata una preda, aveva mangiato abbastanza e si ritirava a fare un pisolino all'ombra di un grande albero, le iene si lanciavano a rosicchiare gli ossi e qualche pezzetto di carne che restava. Al leone non dava fastidio che qualcuno facesse un po' di pulizia intorno dopo che lui aveva mangiato. Ma tanta fortuna per le iene non doveva durare molto. Le cose cambiarono infatti quando il leone un bel giorno incontrò una giovane e graziosa leonessa. Fu amore a prima vista, ma da quel momento furono anche in due a mangiare allo stesso banchetto e per le iene il cibo cominciò a scarseggiare. Altri guai per le povere iene dovevano presto arrivare. Qualche tempo dopo nacquero anche due vivaci leoncini, i quali appena ebbero denti abbastanza aguzzi furono pronti a mangiare insieme ai genitori le prede di caccia che il papà procurava. Con tanti che mangiavano alla stessa tavola, però era diventato ormai impossibile vivere gli avanzi. Meglio cercarsi un altro leone.